Ciao a tutti e benvenuti su Occhio alla Penna. Oggi vi mostrerò cosa mangio in un giorno. Per colazione ho deciso di fare una boule con dello yogurt greco allo 0% di grassi, una banana tagliata a fettine e con l'aggiunta di cocco disidratato e alcuni semini. Per pranzo una ricettina facile, veloce e svuota frigo. Così sono andata a cuocere del riso basmati integrale. Dopo aver scolato e messo il riso in delle ciotoline, vado a comporre il mio pranzo. Allora, aggiungo della zucca al forno avanzata del giorno primo, un po' di tonno sgocciolato, dei pomodori sott'olio, uno scalogno e dell'erba cipollina. E vado ad ultimare con un po' di semi di papavero. E questo è il mio pranzo, super leggero ma gustoso. Passiamo adesso alla cena. Ho deciso di preparare degli hamburger di petto di pollo. Allora aggiungo nel mixer il petto di pollo tagliato a tocchetti e vado un attimo a frullare. Adesso posso aggiungere tutti gli altri ingredienti, cioè un uovo intero, alcuni aromi tra cui origano, basilico e paprika in polvere, dei pomodori sott'olio che mi serviranno a dare sapidità in quanto non aggiungerò sale e 2 cucchiai circa di pan grattato. E torno a tritare tutto per bene per circa 30 secondi. Adesso, dopo aver foderato una teglia con della carta forno, vado ad ungermi leggermente le mani ed inizio a formare i miei burger. Per finire vado ad aggiungere dell'erba cipollina e della paprika in polvere. E vado ad infornare in forno caldo, 180 gradi, per circa 15 minuti, rigirando i burger a metà cottura. E qui preparo il contorno per i burger, cioè un'insalata di finocchi condita con sale, olio e aceto di vino rosso. E questa è la mia cena, light ma molto saporita. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!